certe partnership si sono consolidate nel corso di tanti anni di esperienza, di trattative, negoziazioni, accordi. Passiamo ora a un'altra cosa che ci interessa moltissimo e secondo me interessa a tanti giocatori, ma non lo sanno. DV giochi nel mondo, perché uno dei grandi bias che abbiamo nel nostro settore è anche la difficoltà a capire che cosa stiamo facendo come italiani, come aziende italiane, rispetto al panorama internazionale, eccetera. Voi siete sicuramente la casa editrice italiana con una delle presenze più affermate, se non la più affermata, all'estero. Proprio i prodotti che nascono nel vostro game studio raggiungono quanti paesi oggi? Una trentina. Sì, ok. 30 paesi più o meno. Com'è la relazione in uscita? Trovare partner internazionali, collaborarci? Che cosa significa per il nostro mercato e per voi come azienda? È il lavoro di networking fondamentale, sia in entrata che in uscita. Networking è il lavoro di costruzione delle partnership con i vari editori stranieri. Noi considera che siamo sul mercato dal 2001, quindi diciamo che il percorso è stato veramente, veramente tanto lungo. Certe partnership si sono consolidate nel corso di tanti anni di esperienza, di trattative, negoziazioni, accordi. E penso che sia sicuramente la chiave del nostro successo quella. Quanto di questo successo, secondo voi, è nato dal prodotto piuttosto che dal team? Perché è indubbio che voi abbiate un prodotto che nel mondo è comunque giocatissimo, amatissimo, che è Bang, no? Quindi quanto questo vi ha fatto anche da passepartout per altri titoli di altrettanta qualità, però comunque come testa d'ariete per entrare in certi mercati? Ma sì, io penso, no, adesso lo so Barbara, però c'è la leggenda narra che Roberto partì alla Essen del 2001-2002 con zaino in spalla, con 200 Bang dentro, e li faceva vedere ai vari partner stranieri alla fiera, e da lì poi è nato tutto. Tanto è vero che la prima localizzazione straniera fu dell'Abacus Spiel, se non ricordo male. E poi l'accordo con Mayfair Games è stato la prima volta per l'apertura del mercato americano, che poi ha lanciato tutto il resto. Sì, sì. Sì, considera che lì ovviamente è il prodotto che fa la differenza, nel senso, cioè, tu ti trovi nel 2001 con un prodotto del genere che comunque è molto particolare, parliamo degli anni che uscivano dei giochi e diventavano subito dei best seller, cioè Carcassonne, Ticket to Ride, Bang, qualche anno prima Colony di Catan, cioè era molto fertile il terreno, perché ovviamente c'erano molto meno uscite. Quindi un gioco come Bang fece subito scalpore, perché aveva delle meccaniche particolari che si integravano bene per quel periodo. È sì. Ovvio che poi andando avanti negli anni, un gioco come Bang ha permesso un approccio ai partner diverso, ma lì poi è stato molto bravo Roberto a creare un team dietro che ha portato avanti questa cosa, insomma, dei collaboratori storici di Roberto, che l'hanno aiutato tantissimo sicuramente in questo divenire di DV Giochi a livello internazionale. Sì, nel frattempo poi il mercato è cambiato tantissimo. Ora come ora, trovare l'Evergreen è una missione antica, impossibile. Mission impossible, quasi. Però al contempo è molto più facile far fare all'estero delle localizzazioni di titoli che tutto sommato sono nella media, perché il mercato è talmente bulimico di giochi che anche dei titoli che in passato nessuno avrebbe calcolato, adesso qualche piccolo editore è disposto a pubblicarli. Quindi è un mercato totalmente diverso rispetto al 2002. Noi abbiamo saputo adattarci, io penso che questo sia stato uno dei nostri punti di forza.